Buonasera, buonasera a tutti, ben ritrovati, 30° appuntamento stagionale con A Casa del Diavolo, con un Teramo che conquista una vittoria contro il Bisceglie, importante ai fini dell'esito dell'acquisizione matematica dei playoff. A dir la verità la matematica ancora non c'è, manca probabilmente un solo punticino, però insomma sembra ormai cosa fatta a 180 minuti dal termine la conquista dei playoff. Puntata ricca questa sera perché in apertura avremo un collegamento con il sindaco di Teramo Gian Guido D'Alberto anche per parlare per qualche minuto proprio delle problematiche attuali, un po' quelle che sono uscite fuori anche dai giornali ma anche qui a Vera TV con le ultime dichiarazioni proprio del presidente Iachini, soprattutto sulla situazione del Bonolis. Ma vi ricordo anche che subito dopo avremo in collegamento anche il direttore sportivo della Teramo Calcio, Sandro Federico. Auguri di buon lavoro naturalmente in regia a Francesco Di Carlo e Sergio De Angelis. Vi ricordo il numero per poter interagire con noi, lo vedete qui in alto, è il 392 944 1132, solo WhatsApp quest'anno, messaggi naturalmente brevi per dar la possibilità di poterne leggere il più possibile proprio nel corso della trasmissione. Io direi di andare a salutare subito il sindaco di Teramo Gian Guido D'Alberto. Buonasera sindaco. Buonasera Andrea, buonasera a tutti i telespettatori. Allora io ne approfitto qualche secondo innanzitutto per presentare anche gli altri ospiti collegati, poi vengo a lei in apertura proprio di questa trasmissione, perché nel mosaico dovremmo avere naturalmente come al solito i nostri due opinionisti di casa, cioè due avvocati, Umberto Sorgentone ed Antonio Paoluzzi, e poi dovremmo trovare anche il nostro Marco Pace. Tra poco chiederemo a Marco anche i contenuti della vignetta che come ogni lunedì sera prepara proprio sui nostri schermi su Vera TV. Io direi di andare subito dal sindaco perché insomma il tema è caldo, a dir la verità noi ci eravamo sentiti già da qualche settimana per tornare a parlare un po' soprattutto della vicenda Bonolis, visto che già l'avevamo fatto nel corso di quest'annata, prima con il presidente Iachini che era intervenuto un paio di volte, poi anche con il presidente della società calcistica Bonolis Massimo D'Aprile per il discorso dell'acqua viva, quindi insomma li abbiamo toccati questi temi. Per chiudere un po' il cerchio ci mancava naturalmente sentire anche il primo cittadino, cioè Gian Guido D'Alberto, e sentire un po' la sua opinione proprio sulla situazione attuale, anche in virtù degli ultimi eventi, di quello che è uscito anche sui quotidiani, sul quotidiano Il Centro, proprio nella giornata di sabato, quando il presidente Iachini ha dato un vero e proprio ultimatum all'amministrazione comunale di Teramo per portare all'approvazione, o meglio alla discussione in consiglio comunale del PEF, il piano economico finanziario proprio per il Bonolis. Io vorrei sentire proprio il sindaco partendo proprio da questa vicenda, insomma, su che poi è la più recente, insomma, toccata anche un po' dagli altri organi di stampa. Sindaco. Sì, Andrea, noi intanto consentimi di dire che come amministrazione comunale in rappresentanza di tutta la città non accettiamo ultimatum da nessuno. Si tratta semplicemente di una procedura amministrativa importante, una proposta di rimodulazione del piano economico finanziario per la gestione dello stadio che, come sappiamo, nel corso dell'ultimo anno è passata alla Soleia, quindi in capo al presidente Iachini, che oggi ricopre contestualmente il ruolo di presidente della nostra Teramo Calcio e gestore dello stadio Bonolis, e in questa veste ha formulato una proposta di rimodulazione del PEF importante, bel progetto, un progetto impegnativo che prevede un prolungamento della gestione dello stadio, quindi in qualità di imprenditore, quindi gestore dello stadio, fino al 2060. Quindi non una proposta, diciamo così, semplice, non una proposta da affrontare in modo superficiale, ma una proposta da affrontare con grande attenzione da parte dell'amministrazione, da parte dell'organo competente del Consiglio Comunale, che dovrà valutare i pro e i contro di questa proposta. Lo stiamo già facendo, il procedimento è già avviato, come il Presidente peraltro sa, è al momento all'esame dei nostri uffici, all'esame anche dei tecnici, sotto l'aspetto prettamente tecnico e anche sotto l'aspetto finanziario, perché un prolungamento fino al 2060 con investimenti importanti che vanno riconosciuti in capo al soggetto privato, all'imprenditore, ma che richiedono ovviamente da parte del soggetto pubblico, del comune, un'attenzione particolare. Ecco, cioè è un esame che è in corso, come abbiamo già detto al Presidente, stiamo
valutando attentamente la proposta, perché abbiamo un obiettivo, Andrea, ed è quella di arrivare ad una conclusione di questo procedimento in modo tale che si possa arrivare a blindare la concessione, che non si possa correre il rischio di quello che è successo nel corso dell'ultimo anno. Perché vedi, noi nel momento in cui abbiamo dovuto garantire la successione in capo a Franco Iachini, e quindi la successione nella gestione dello stadio, abbiamo dovuto sistemare una serie di situazioni pregresse che evidentemente sono state frutto di superficialità nella gestione. Noi non ce lo possiamo permettere, non vogliamo lasciare al futuro situazioni indeterminate, precarie, non lo vogliamo fare né perché c'è un interesse pubblico importante, significativo, anche a tutela della Teramo Calcio, perché oggi ricordiamo che il presidente Iachini, come dicevo prima, è sia un imprenditore che oggi gestisce lo stadio, ma è anche presidente della Teramo Calcio. Quindi a questo titolo noi ci rapportiamo con lui per la gestione di questa situazione, ma anche perché non abbiamo alcuna volontà di lasciare lo stesso Iachini in una situazione di precarietà per il futuro. Quindi è una situazione che va gestita con grande attenzione. Di certo non ci sarà un protrarsi del tempo indefinito. Vogliamo verificare bene la situazione, supportare il presidente Iachini e gli uffici comunali per arrivare ad una decisione che sia la migliore possibile per la città. Io ricordo le problematiche che ci furono soprattutto all'epoca della gestione Campitelli, quando c'era un gestore dello stadio che non era poi contestualmente anche il proprietario della squadra di calcio. Da una parte c'era Sabatino Cantagalli, dall'altra parte c'era Luciano Campitelli, con Luciano Campitelli che è andato anche incontro a un grosso esborso, insomma, nel corso degli anni proprio per far allenare e giocare la squadra proprio al Bonolis. Blindare questa concessione significherebbe anche questo, cercare di blindarla a favore della Teramo Calcio, non a favore dell'imprenditore Iachini. Lo chiedo magari proprio per evitare le problematiche che ci sono state nel passato, cioè renderla quindi certa e sicura fino in fondo, perché attualmente l'ingegner Iachini è il titolare della società Soleia, che è una società del gruppo della Infosat e che gestisce lo stadio Bonolis. Però la Teramo Calcio è gestita sempre dall'ingegner Iachini, dal presidente della Teramo Calcio Iachini, ma con un'altra società, la Ismedia. Non c'è quindi una differenza, forse, e si potrebbe magari riproporre quella problematica che ci fu all'epoca con Campitelli? Ma guarda Andrea, hai centrato, è proprio quello che penso dobbiamo evitare come amministrazione, ma non lo vuole nessun cittadino e tantomeno ovviamente nessun tifoso della Teramo Calcio. Noi dobbiamo rispettare, e lo stiamo facendo, l'investimento importante che il presidente Iachini ha fatto per la Teramo Calcio e quindi indirettamente per la città, ovviamente nell'ambito della gestione anche dello stadio. Però è chiaro che al momento c'è questa interlocuzione con presidente di Teramo Calcio e gestore dello stadio che deve essere un valore aggiunto e anche un elemento di forza per poter sostenere una proroga della gestione dello stadio fino al 2060, che non parliamo di pochi anni. Ed è un investimento importante che va, come dicevo prima, riconosciuto, tutelato, perché assolutamente va accolto positivamente. Ogni investimento che viene proposto, soprattutto in questo momento storico per la nostra città, però parliamo di un investimento che riguarda un impianto che appartiene sì, diciamo così, al gestore, ma appartiene a tutta la comunità. Ecco perché dobbiamo cercare con grande attenzione, in tempi, ragionevoli, senza prolungare la durata del procedimento, qual è la soluzione migliore che tuteli l'investimento privato importante e rispetto al quale va rappresentato il massimo rispetto da parte dell'amministrazione e della città, ma che tuteli anche l'interesse pubblico, perché comunque resta un impianto che appartiene alla proprietà, diciamo così, dell'amministrazione, ma al di là di questo, attraverso la Teramo Calcio, appartiene alla comunità. Quindi questo è l'equilibrio che dobbiamo riuscire a garantire e io sono convinto che se ci muoviamo nell'ottica della condivisione, dell'unità di intenti, riusciremo assolutamente a raggiungere questo obiettivo. Come ho detto anche sulla stampa, ricordavi gli articoli di questi giorni, i tempi non saranno certo lunghi. Nello stesso tempo, però, non potranno essere tempi
non compatibili con la complessità dell'operazione. Stiamo attendendo da parte del presidente Iachini che ci venga trasmesso il progetto definitivo, la proposta definitiva, perché rispetto alla proposta iniziale formulata a dicembre, il presidente ha effettuato delle modifiche, alcune di sua iniziativa, alcune sollecitate dai nostri uffici. Quindi arriveremo alla proposta definitiva, con quella ci misureremo, definiremo le trattative e in tempi brevi io sono convinto che se c'è la volontà comune di gestire lo stadio nell'interesse ovviamente e nella tutela di un investimento privato importante, ma anche dell'interesse pubblico dietro il quale sta la Teramo Calcio, la nostra Teramo Calcio, sono convinto che riusciremo a raggiungere l'obiettivo. Sindaco, so che lei ha i minuti contati, io la ringrazio innanzitutto per questo intervento di questa sera che sta servendo soprattutto a fare chiarezza. Io la voglio lasciare però con due brevi domande da parte di due nostri opinionisti che tra l'altro conosce sicuramente, Umberto Sorgentone, ex direttore generale della Teramo Calcio e Antonio Paoluzzi, avvocato, insomma so che vi conoscete. Allora io partirei proprio da Umberto Sorgentone. Buonasera Andrea, buonasera al sindaco e grazie di essere con noi. Io volevo fare al sindaco, diciamo, due domande, ma devo fare una breve premessa per la prima domanda. Praticamente quando nell'estate del 2019 l'ingegnere Iachini si apprestava ad acquisire la Teramo Calcio, pose una condizione sine qua non riguardo alla gestione dello stadio Bonolis. Tutti noi pensammo, memori anche di quello del passato, no? Che fosse una cosa buona perché questa gestione in capo alla proprietà del Teramo avrebbe potuto certamente agevolare da un punto di vista anche finanziario ed economico la società. Adesso abbiamo appreso direttamente dal presidente Iachini che la gestione dello stadio e la gestione sportiva del Teramo Calcio sono due realtà differenti. Il Presidente ha anche detto che il Teramo Calcio continua a pagare per l'utilizzo di questo stadio, anche se sono nella stessa, diciamo, in fondo della stessa proprietà, per usare un termine per farci capire, però sono due soggetti giuridici e fiscali diversi. E quindi da questo si evince che cosa? Che il Teramo Calcio non avrebbe nessun giovamento da un eventuale sviluppo economico della struttura del Bonolis. Quindi la riflessione è semplice, secondo me. Si ha l'impressione che l'obiettivo primario dell'ingegner Iachini fosse l'acquisizione della gestione dello stadio Bonolis per realizzare legittimamente un piano di sviluppo commerciale e che l'acquisizione del Teramo Calcio era solo un mezzo, uno strumento per arrivare ad avere la gestione. Quindi intanto volevo sapere dal sindaco cosa ne pensa, perché questo si riallaccia anche al discorso che lui diceva prima di blindare la nuova concessione per far sì che il Teramo Calcio un domani, nel caso dovesse cambiare proprietà, non si ripetano le stesse problematiche del 2019. E poi un'altra domanda, questa è più secca e più semplice. Per parecchio tempo abbiamo sentito il presidente Iachini lamentare che l'amministrazione comunale, quindi lei che la rappresenta in quanto sindaco, avrebbe disatteso gli impegni e le promesse fatte all'atto dell'acquisizione del Teramo Calcio. Saremmo curiosi, ma penso che tutti i cittadini di Teramo, i tifosi del Teramo, vorrebbero sapere quali sono state queste promesse e questi impegni che lei ha assunto, sempre che abbia assunto questi impegni e queste promesse, perché noi non possiamo sapere effettivamente. Oggi lei può dipanare questo nostro dubbio. Grazie, sindaco. Andrea, rispondo subito. Sì, vai. Ti ringrazio per queste domande. Hai centrato perfettamente, cioè il valore aggiunto di questa nuova fase storica nel rapporto fra gestione dello stadio e gestione del Teramo Calcio era, e secondo me è, il fatto che c'è una, diciamo così, una coincidenza, gestione stadio e gestione Teramo Calcio, in modo tale da poter valorizzare appunto il fatto di gestire lo stadio della società di riferimento della città. Questo è il valore aggiunto dell'operazione che nel 2019 si concluse con il passaggio dall'allora gestore Cantagalli al presidente Iachini, che comunque gli va sempre riconosciuto e sono il primo a riconoscerlo, ha messo in campo un investimento importante. È chiaro che quest'operazione assume un valore diverso quando c'è una contestualità tra la gestione stadio e presidenza della società. Questo
E questo era il momento in cui ci fu il passaggio, in cui c'è stata la prima interlocuzione con il presidente Yakin. E questo è l'elemento, diciamo così, che fa la differenza. Dopodiché, con il presidente c'è stato sempre non una promessa, perché vede come amministrazione, come amministratore, come amministrazione pubblica, non agiamo per promesse, ma per impegni e per anche riconoscimento, insomma, di azioni e di operazioni che vengono fatte dai soggetti che interloquiscono con l'amministrazione, nel riconoscere il valore di questo investimento e nel cercare di creare le condizioni perché questo investimento venisse valorizzato anche nell'ottica di potenziare lo sviluppo dello stadio Bonolis più di quanto sia stato fatto finora. Diciamo la verità, le potenzialità dello stadio fino ad oggi non sono state sviluppate fino in fondo. È chiaro che il primo passaggio era strettamente legato al fatto che in quel momento cambiava non soltanto la gestione del Remo Calcio, ma cambiava anche la gestione dello stadio. E questo era il valore aggiunto e sono convinto che è ancora il valore aggiunto, cioè avere contestualmente un gestore dello stadio che è anche il proprietario della società di riferimento. E questo ovviamente facilita il rapporto con l'amministrazione perché va ad amplificare l'interesse pubblico diciamo così, ad aprire una serie di possibilità nella gestione dello stadio, perché indirettamente tu vai a tutelare anche la società di riferimento della città Però e quindi c'è anche un interesse pubblico. sindaco, chiedo scusa se la interrompo, Sì. però giuridicamente parlando non c'è nessun rapporto fra Teramo Calcio e gestione dello stadio. Cioè, quello Sono che lei dice è d'accordissimo. giustissimo, però giuridicamente non c'è Sono questa blindatura fra Teramo Calcio e gestione dello stadio. Sono soggetti giuridici d'accordissimo. differenti. Sono soggetti giuridici differenti, ma nell'ottica di un'amministrazione chiaramente cambia l'approccio di un'amministrazione rispetto ad una determinata situazione, laddove coincidono i soggetti oppure no. I due soggetti sono diversi, come giustamente ricordavi tu, e in questo momento c'è un'interlocuzione con il presidente Iachini nella sua figura di gestore dello stadio, senza ombra di dubbio, con una proposta importante, come ricordavo prima, una proposta che comunque riguarda un investimento che è spalmato fino al 2060, quindi non per pochi anni, fino al 2060, ecco perché la valutazione dell'amministrazione è una valutazione seria, attenta, all'interno del quale gioca anche e tiene giustamente considerazione, anche giustamente considerazione, la situazione della Teramo Calcio, perché senza ombra di dubbio questo è un aspetto importante. Ecco perché stiamo valutando attentamente quelli che sono tutti gli aspetti della proposta del presidente Iachini. Dopodiché, su quello che dicevi tu, che si tratta di due figure giuridiche diverse, siamo perfettamente d'accordo. E lo stesso presidente lo ha rammentato, lo ha ricordato, però è ovvio che un'amministrazione pubblica, un'amministrazione che comunque deve rapportarsi con un gestore di un impianto che comunque è l'impianto utilizzato dalla società di riferimento della città e quindi anche della comunità, quindi c'è un interesse della comunità, deve tener conto anche di queste situazioni. Fermo restando che c'è una consapevolezza dell'investimento privato importante, dell'opportunità che comunque esiste dello sviluppo, delle potenzialità dell'impianto e l'amministrazione sicuramente ne terrà conto. Questo è l'elemento caratterizzante e hai centrato perfettamente. Tutto sta nel dualismo, no? Che in questo momento va precisato come giustamente tu hai fatto. Tra chi gestisce lo stadio e chi in questo momento presiede la società Teramo Calcio, che in questo momento storico coincidono, ma non è detto che in futuro possano coincidere. Eh sì. Allora, ultima domanda per il sindaco, proprio dall'avvocato Antonio Paoluzzi. Buonasera Sindaco, io passerei invece dal Bonolis a un altro impianto, sempre pubblico del Comune di Teramo, l'Acquaviva. Se c'è il bando in corso, se è previsto un bando in futuro e se in questo bando, questo è quello che le volevo chiedere, è prevista che possano partecipare solo le ASD, le società quindi dilettantistiche o anche le società private.
Sì, grazie per la domanda. Il bando è ovviamente previsto, abbiamo già fatto un passaggio in consiglio comunale. Non mi nascondo dietro un dito, c'è diciamo così, una tempistica che avrei voluto fosse più ristretta, ma purtroppo per una serie di ragioni, anche legate al fatto che gli uffici che si occupano degli impianti sportivi sono gli stessi sostanzialmente che si stanno occupando anche di affrontare l'emergenza Covid. Abbiamo avuto non dico dei ritardi, però dei rallentamenti temporali evidenti. Il bando è ovviamente in fase di pubblicazione, è un bando aperto al quale potranno partecipare tutti, anche qui finalizzato a valorizzare le potenzialità dell'impianto. Quindi su questo mi sento di rassicurare assolutamente tutti, non solo il presidente Iachini, che in alcune occasioni diciamo così, ha manifestato la volontà di accelerare i tempi per poter concorrere alla gestione dell'acqua viva. Mi sento di rassicurare tutti e quindi ci sarà da qui a brevissimo ormai, dopo la pubblicazione del bando per il circolo tennis, il secondo bando su cui usciremo pubblicamente, proprio il bando dell'acqua viva, ci sarà l'occasione per poter concorrere anche per la gestione di questo impianto che sarà la più aperta possibile per rispondere alla tua domanda. Quindi diciamo che oltre alle ASD potranno partecipare anche società che gestiscono gli impianti, per esempio la Soleia potrebbe partecipare, diciamo, per fare un esempio, no? Giusto, Sindaco? Guarda, Andrea, qui passiamo a delle valutazioni di carattere gestionali su cui per ovvie ragioni come organo di indirizzo politico non entro. Il Certo. nostro obiettivo è assolutamente quello di garantire la massima apertura e partecipazione. Dopodiché, anche lì è un impianto importante. Guardate, anche sull'acquaviva come su altri impianti, cioè il fatto che non siano usciti nei mesi scorsi i bandi non significa che questi impianti non siano stati utilizzati o non siano stati a disposizione della città o delle comunità. Anzi, l'Acquaviva è stato un punto di riferimento importante per tante realtà sportive, calcistiche e territoriali. Senza l'Acquaviva difficilmente, si sarebbe potuto garantire la continuità dell'attività sportiva di tante società. Quindi che su questi impianti non ci sia stato un bando non significa che non siano stati utilizzati, anzi, la Teramo Calcio con le sue diciamo così, categorie più giovanili ha usufruito dell'impianto dell'Acquaviva, per dire insomma che comunque si tratta di impianti che attraverso la gestione diretta del comune sono stati messi a disposizione delle società, della Teramo Calcio e di tutte le altre società del territorio. Quindi anche su questo vorrei riportare un attimino una corretta rappresentazione di ciò che è stata l'attività di questi mesi e l'utilità di questi impianti. Però, insomma, è inutile nasconderci anche qui dietro un dito, si tratta di impianti che devono essere esternalizzati perché la gestione diretta non solo è insostenibile da parte dell'ente locale, ma non risponde alle esigenze delle società stesse. Io Sindaco la ringrazio, è stato molto chiaro questa sera, abbiamo fatto un bel Grazie punto anche Andrea. per cercare, come avevamo detto in apertura, proprio di chiudere questo cerchio, perché avevamo avuto modo anche Guarda, di sentire. Sì, Andrea, se mi consenti, io sì. voglio mandare un messaggio, insomma, al Presidente, a tutti. Cerchiamo veramente di ricondurre gli obiettivi di tutti verso un'unica direzione. In questo momento c'è la disponibilità veramente per creare i presupposti per una continuità di gestione che possano rispondere all'interesse pubblico e anche all'interesse del privato ad un investimento che sia assolutamente sostenibile e riconosca lo sforzo economico. Ci sono le condizioni, evitiamo diciamo così, conflittualità nell'interesse pubblico. E anche privato, cerchiamo Certo. assolutamente di gestire la situazione nel miglior modo possibile. L'amministrazione si sta dimostrando aperta, sta valutando tutte le proposte. Evitiamo, diciamo così, situazioni di questo genere. Guardiamo alle esigenze dei tifosi, della comunità, della città e anche di chi ha deciso di investire nei confronti in favore della nostra città risorse importanti. Dopodiché,
questo è il presupposto, l'amministrazione comunale, proprio perché rappresenta una comunità, di certo non può accettare ricatti da un lato, però deve dimostrare disponibilità nei confronti di chi vuole investire per la città. Grazie sindaco, è stato chiarissimo. Alla prossima occasione, grazie di tutto. Grazie, un saluto Arrivederci. a tutti. Buonasera, Grazie. sindaco. Buonasera. Bene, rientriamo in studio, ma mi dicono dalla regia, passiamo da un collegamento all'altro, che dovremmo avere già Sandro Federico, il direttore sportivo della Teramo Calcio. Vediamo un po' se è collegato. Eccolo qui, Sandro, buonasera, ben rivisto. Buonasera, buonasera Andrea e buonasera a tutti. Ci ritroviamo dopo una quasi acquisizione matematica, perché manca, diciamo, soltanto un punticino per avere la matematica della partecipazione ai playoff di questo Teramo. Insomma, un primo tassello è stato messo ieri, no? Sì, diciamo che manca pochissimo, quindi bene così, dai. Direi di sì. Allora, io inizierei, ecco, intanto eccola qui proprio la classifica. Dicevamo che non è matematica, proprio vedendo questa classifica, perché la formazione del Monopoli ha da giocare una partita in più, cioè deve giocare ancora tre partite, quindi virtualmente potrebbe arrivare a 49, quindi avanti al Teramo. Però già mercoledì potrebbe essere matematica, perché mercoledì ci sarà il recupero tra Monopoli e Foggia. Qualora il Monopoli non dovesse vincere contro il Foggia, sarebbe matematica proprio la partecipazione nei playoff. Sandro, ti soddisfa questo risultato, cioè questo risultato sportivo ad oggi, cioè l'acquisizione dei playoff, al di là della posizione di classifica? Ma abbiamo fatto quello che è nelle nostre possibilità. Probabilmente potevamo anche guadagnare qualche posizione in più, ma insomma, se siamo arrivati a questo punto del campionato, a 2 giorni dalla fine, vuol dire che meritiamo questa posizione di classifica. Anche se nei numeri abbiamo dimostrato di meritare veramente qualche punto in più, perché se abbiamo un vantaggio importante su 7 su 10 di quelle squadre che sono nei playoff, un vantaggio negli scontri diretti, vuol dire che questa squadra probabilmente con le squadre più forti e più importanti se l'è sempre giocata alla grande, vincendo con il Catania andata e ritorno, con il Bari, con il Palermo, con insomma Casertana, tutte quelle che sono coinvolte in quella zona alta di classifica. Quindi secondo me potevamo ambire, ripeto, a quelle posizioni importanti anche ad un terzo o quarto posto. Allora, permettetemi innanzitutto di ringraziare tutti coloro i quali stanno mandando messaggi. Tra l'altro sto notando ora che ci sono anche parecchi messaggi che erano indirizzati con domande specifiche al sindaco. Purtroppo, ecco, siamo riusciti a tenere collegato il sindaco anche qualche minuto oltre il tempo concordato. Insomma, abbiamo cercato di spendere il più possibile cercando di fare chiarezza un po' sulle vicende attuali. Quindi non ho fatto in tempo proprio a leggere i messaggi per eventuali domande al sindaco. Me ne scuso con i telespettatori, continuate a mandare messaggi, magari con domande a Sandro Federico, perché queste, insomma, le potremo sicuramente andare a leggere. Prima di andare da Umberto Sorgentoni e Antonio Paluzzi, che sicuramente avranno qualche domanda per Sandro Federico, mi ridate Marco Pace, perché l'abbiamo soltanto salutato all'inizio, però è ora di cominciare a parlare un po' di vignetta, vero Marco? Che idea c'hai per questa sera, per quanto riguarda la vignetta? Non c'è un colore, non sono Marco? collegato, non mi vedo, non mi vedo. Marco, non ti Non preoccupare, ti vediamo, mi ci sei, parla tranquillamente che ti vediamo in video. Io vedo il sindaco in ferma immagine, No, il sindaco non quindi c'è più. Non ti è anche un bel vedere, non diciamo. c'è più il sindaco, però vai tranquillo che ti vedi perfettamente Mi in video, vedo. quindi è solo un problema tuo del tuo telefono o Sì, computer. forse Quindi del mio telefonino, sì. vai, esatto, vai con i Niente, contenuti della vignetta. la vignetta è tosta questa sera, perché Sì? abbiamo i due personaggi più discussi degli ultimi 2 mesi. Ovvero? Abbiamo il sindaco, purtroppo per lui, e il presidente Iachini. Ah, quindi saranno protagonisti Quindi il sindaco D'Alberto saranno. e il Sì, presidente beh, Franco Iachini. Benissimo. se n'è parlato troppo, per cui era importante fare questa vignetta. C'hai
Ci hai messo molta curiosità, poi nella parte finale l'andremo a scoprire. Allora, io andrei da Umberto Sorgentone se ha qualche domanda proprio per Sandro Federico. Io ricordo naturalmente a tutti di cercare di essere il più brevi possibili sia nelle domande che nelle risposte, perché questa sera vorrei fare più domande possibili a Sandro Federico. Insomma, vorrei tra virgolette sfruttare giornalisticamente e televisivamente la presenza di Sandro Federico, insomma, che siamo a due giornate dalla fine, quindi anche è giusto fare un punto importante sulla stagione. Partiamo da Umberto Sorgentone. Andrea, io le domande ce l'ho, mi devi dire quante gliene posso fare, ne posso fare una, non posso fare 100 al direttore. Dimmi tu. Facciamo così, due alla volta, così acceleriamo. Vabbè, anche però le prime le faccio veloci, quindi magari me ne rubo una. Buonasera direttore. Allora, prima domanda semplice. Non sappiamo ancora lo stato del tuo rinnovo, poi magari ci dirai tu la situazione. Ma mettiamo caso che il presidente Iachini ti abbia rinnovato la fiducia e tu sia ancora la guida tecnica del Teramo. Confermeresti Paci e quali di questi giocatori dell'attuale rosa confermeresti per il prossimo anno? Avvocato, buonasera. Ovviamente le risposte sono quasi scontate, perché Paci ha fatto un lavoro straordinario. Lo ripeto, al di là del raggiungimento, insomma, quasi dei playoff, che comunque non erano scontati per le problematiche iniziali, poi cammin facendo ci siamo abituati bene, e quindi un po' tutti noi addirittura speravamo anche in qualche posizione migliore, e questo vuol dire che anche buona parte di questa squadra sarebbe da riconfermare ed eventualmente inserire qualche elemento per poter essere ancora più competitivi l'anno successivo. Quindi riconfermeresti Paci, e qui siamo d'accordo, lo sosteniamo dall'inizio dell'anno, che Paci sta facendo un ottimo lavoro, qui siamo d'accordo, e quindi confermeresti, diciamo, quasi tutta la squadra aggiungendo qualcosa? Sì, confermo, perché... Quindi scusami, quindi, l'ho ripetuto... Quindi un po' di rammarico per il mercato, per non aver inserito quello che mancava, ci sta. Ma sappiamo benissimo che quest'anno è stato un anno difficile, un anno particolare dove il Covid ha inciso in maniera determinante, e abbiamo in qualche modo provato a mettere insieme una squadra pur facendo dei grandi sacrifici già quest'estate. E speravamo un po' tutti poi di raggiungere anche dei risultati, quindi è ovvio che questa squadra, con qualche piccolo aggiustamento, secondo me può veramente competere ad alti livelli. Quindi rischio di essere anche ripetitivo, ma l'ho detto più volte, io credo fortemente nelle qualità non solo tecniche dei ragazzi, ma soprattutto le qualità morali. Intanto stiamo rivedendo proprio i due gol che hanno permesso al Teramo di tornare alla vittoria. Come Umberto? Faccio l'ultima domanda. Sì, poi dopo andiamo da Paoluzzi. Non ti rubare tutto il tempo. E anche qui siamo stati d'accordo, perché secondo me se si riusciva a mettere qualcosa a gennaio, quel terzo posto forse si arrivava. Comunque la domanda che volevo fare era, settimana scorsa, direttore, sono arrivati un paio di messaggi, uno firmato, uno no, che asserivano, chiedevano a noi lumi, ma noi non potevamo rispondere, che asserivano che la squadra già da gennaio praticamente è rimasta da sola e che non si vedono dirigenti del Teramo negli spogliatoi. Chi meglio di te può dare una risposta a questi messaggi, ai nostri telespettatori? No, assolutamente. Abbiamo veramente creato un gruppo forte, unito, coeso, perché se no non riesci a raggiungere qualche risultato importante. Quindi assolutamente una stupidaggine, insomma. Abbiamo fatto quest'anno un gran gruppo e probabilmente anche nelle difficoltà ci siamo come dire, rafforzati, ci siamo uniti ancora di più. Sandro, okay. erano messaggi, li abbiamo riportati, tutto qui. Allora, adesso vado io con una domanda, poi andiamo da Paoluzzi, così ci intervalliamo, giochiamo un po' tipo a ping pong, ci passiamo la palla da una parte all'altra del campo. Allora, no, una domanda semplice più che altro: se ti dovessi dare un voto, che voto ti daresti per questi due anni di gestione di Iachini?
Ma è sempre antipatico, no? Però mi Non piacerebbe posso sapere essere cosa io. pensi del tuo lavoro, cioè anche un'autoanalisi di quello che si è fatto, cioè. Allora, io credo soprattutto quest'anno di aver inciso in maniera un po' più importante in tante scelte. L'anno scorso abbiamo condiviso un lavoro insieme a Tedino e insieme ad Andrea Iaconi. L'abbiamo condiviso, quindi comunque nel bene e nel male le scelte sono state sempre nostre e non solo di una persona. Ci tengo a precisare questo perché sia nelle difficoltà che nei momenti positivi, poi ognuno di noi deve prendersi le proprie responsabilità. Quindi non è giusto neanche, non è stato giusto scaricare tante responsabilità su Tedino. Dico questo perché sono stati 2 anni importanti dove siamo cresciuti un po' tutti noi, e quindi faccio fatica a darmi un voto. Dico solo che quest'anno, anche se abbiamo ancora tanti giocatori in scadenza, credo sia stato fatto un ottimo lavoro anche sui giovani, anche sulla scelta dell'allenatore, che comunque Massimo veniva da 2 campionati di Serie D e quindi non è mai facile, e lui è stato bravissimo da subito a dare un'impronta a questa squadra. Abbiamo ricevuto complimenti da tutti già dalla prima giornata. Spesso per un allenatore non è facile incidere immediatamente. Quindi, ripeto, faccio fatica a darmi un voto. Sono veramente soddisfatto del mio lavoro e soprattutto per l'ultimo anno. L'anno scorso abbiamo messo le basi perché tante scelte dei ragazzi avuti in rosa quest'anno venivano dall'anno precedente. Quindi vuol dire che anche l'anno scorso è stato fatto comunque un buon lavoro. Senti, hai detto in apertura proprio di questa risposta che quest'anno ti sei sentito un po' più partecipe nella realizzazione anche della squadra rispetto alla passata stagione. Allora torno indietro di un anno. L'anno scorso ti eri sentito un po' penalizzato, diciamo, nel tuo ruolo, forse anche con la presenza di altri che hanno contribuito più fattivamente alla realizzazione della squadra. Mi riferisco soprattutto a Iaconi, ma anche allo stesso Tedino, perché l'anno scorso, dalle dichiarazioni più volte sentite, insomma, si era dato ampio spazio anche un po' a Tedino nel costruire questa squadra. No, l'anno scorso ogni scelta fatta è stata sempre condivisa. Poi io ho inciso in alcune operazioni un po' di più, Andrea su qualcun altro e Tedino su qualcun altro, ma ogni scelta poi alla fine è stata sempre condivisa. Quest'anno inevitabilmente Massimo, no, Paci, non conoscendo anche la categoria, non conoscendo comunque i calciatori, si è messo a disposizione e aveva massima fiducia nel nostro operato, in quello che potevamo in qualche modo fare. E quindi abbiamo inserito dei giovani, dei ragazzi che comunque hanno dato un contributo importante ed è venuta fuori una squadra interessante. E lui è stato bravissimo ad adattarsi, a plasmare un po' le caratteristiche dei giocatori alle sue idee tattiche. Quindi, ripeto, l'anno scorso siamo partiti velocemente, abbiamo preso 20 calciatori, 20, 22 calciatori nuovi, quindi è stato complicato anche assemblarli e metterli insieme. E penso che sia anche normale che quando si parte così, anche il presidente, che comunque non mi conosceva, in qualche modo ho cercato anche di capire un po' le mie caratteristiche, anche con Andrea non avevamo mai lavorato insieme e quindi penso che un anno ci sia bisogno anche di una conoscenza un po' più approfondita e quest'anno è stato tutto più facile. Allora, io adesso andrei ad Antonio Paoluzzi, che anche lui vedevo prima dell'inquadratura che fremeva per fare qualche domanda. Eccolo qui. No, stavo pensando che Sandro mi ha bruciato con la sua risposta, mi ha bruciato la sua domanda.
Perché io infatti volevo dire questa cosa qua, io lo conosco come lavora lui e l'anno scorso non mi era sembrata una squadra assemblata in tutto e per tutto da Sandro Federico, quindi secondo me lui ha inciso più quest'anno rispetto allo scorso anno. L'anno scorso forse ci sono state decisioni che sono state prese, come diceva Sandro, da Iaconi e dall'allenatore e lui in una parte anche le sue sono state, però quest'anno secondo me ha inciso molto di più Sandro Federico perché rivedo un po' nella scelta dei giocatori fatta anche di giovani di prospettiva un po' il suo modo di lavorare, ciò che non avevo visto molto l'anno scorso. E questo mi sorge spontanea anche una domanda in questo caso. Ha inciso di più quest'anno tu perché forse si è defilato anche un po' il direttore Iaconi, cioè, se è presente ancora nella vita societaria perché non lo si vede più in giro, sinceramente, questa è una Almeno in domanda. televisione sicuramente non lo si Almeno vede. Poi interessante. allo stadio purtroppo adesso con le normative Si Covid vede. non possiamo andare a vedere gli allenamenti, quindi non sappiamo se c'è Iacone allo stadio. Questo ce lo può dire Sandro Federico, insomma, se è presente o meno. No, no, si vede, si Ah. vede. Assolutamente. Stamattina siamo stati insieme, abbiamo analizzato un po' tutta la partita, quindi tutto quello che c'era da valutare, ma è assolutamente presente. Quindi ad Andrea non piace apparire e quindi probabilmente lo vedete molto meno. Sandro, io ti faccio una domanda che può essere secca, però dopo cerco di fare anche un po' l'avvocato del diavolo e ti chiedo se, in un certo senso, secondo te, che cosa è mancata a questa squadra per arrivare terza? Perché tu hai dichiarato un mese fa circa, questa è una squadra che può puntare al terzo posto. Che cosa è mancata a questa squadra per arrivare al terzo posto? Ora io provo anche a fare l'avvocato del diavolo e ti dico anche quello che magari in giro dicono i rumors, diciamo così, della piazza. È mancato per esempio il rafforzo a gennaio, un rinforzo a gennaio con un attaccante. C'è stata la scelta degli under durante la fase centrale del campionato, diciamo tra virgolette l'imposizione di fare minutaggio. Ci sono stati giocatori che sono stati messi fuori rosa. Forse sono questi i motivi che hanno contribuito a non far arrivare terzi in Teramo, oppure tu ne vedi altri? I È un'analisi mancati che abbiamo rinnovi, potrei fatto. aggiungere anche i mancati rinnovi, anche di questo si parla in giro, ecco, tanto per mettere anche un po' più di carne al fuoco. Noi abbiamo fatto un'analisi diversa nel nostro interno, perché se questa squadra è riuscita a battere le migliori, diciamo, del girone, vuol dire che poi a fine anno si cerca di analizzare e di capire come eventualmente intervenire anche. Il problema probabilmente siamo partiti fortissimi con un sistema di gioco, anche un'idea, con dei principi di grande aggressività, con un dispendio anche dal punto di vista fisico, atletico importante. È difficile reggere anche dal punto di vista mentale quelle prestazioni. Quando poi abbiamo affrontato anche le squadre con una classifica, insomma, diversa, che si chiudevano, c'era bisogno anche di caratteristiche un po' diverse da parte di qualche calciatore, ma noi avevamo quell'identità e probabilmente l'inserimento poi di qualche giovane rispetto a qualche giocatore più esperto, giovani che poi nel tempo, nei mesi, hanno dimostrato anche di essere giocatori forti, ma è stata una crescita graduale, quindi Trasciani di oggi non è lo stesso di 3 mesi fa. Birligea, Chiere Matenghe, potrei citare anche Di Francesco, è cresciuto tantissimo. Quindi probabilmente per mantenere quello standard e quel livello delle prime 10-11 giornate, ma come è avvenuto anche per la Ternana, che non ha avuto neanche un calo di rendimento perché è riuscito anche ad alternare i calciatori e ad inserire poi giocatori che comunque avevano già una provata esperienza. Probabilmente i nostri ragazzi arriveranno in Serie A e arriveranno molto più in alto dei giocatori da Ternana, ma ovviamente hanno bisogno di tempo, hanno bisogno di lavoro con l'allenatore. Quindi la nostra analisi, quella reale, è stata proprio questa. Poi tutte le altre problematiche possono incidere per Ecco, una secondo te piccolissima percentuale, quando hanno ma inciso credo tutte queste problematiche? possono incidere per un 10%, ma sono problematiche che hanno anche le altre società. Anche Un'altra l'assenza di un analisi che abbiamo attaccante fatto. può incidere solo per il 10%.
Perché insomma i problemi in attacco il Teramo ce li ha. Io penso che ovviamente se tu prendi Marotta, però certo, sei costretto a fare 2 anni e mezzo di contratto a cifre che forse tutti noi sappiamo, è normale che tu puoi arrivare quinto, ma secondo me arrivare quinto, arrivare settimo, per me è la stessa cosa. Se io sono primo in classifica a gennaio e devo prendere attaccante perché devo arrivare primo, allora vado a prendere Marotta con un investimento così importante. Se devo farlo per guadagnare 2 posizioni, lavoro su Billigea, Kerematang, lavoro sui ragazzi di proprietà, perché devono diventare calciatori, come dire, patrimonio e anche eventualmente... Quindi diciamo che lo racchiudi per in un discorso gestivi, soprattutto di obiettivi, nel momento in cui la squadra è attorno al 7° posto e con un attaccante potrebbe solo migliorare di un paio di posizioni, insomma il gioco non va alla candela, insomma, si vuol dire, no? In un momento così difficile dove, e vediamo a San Benedetto che cosa sta succedendo, dove ogni investimento va fatto con oculatezza, e quindi probabilmente abbiamo fatto anche questa analisi, non probabilmente, abbiamo fatto questo tipo di analisi. Allora investiamo sui nostri giovani, continuiamo ad andare avanti con loro, perché sì, potremmo migliorare 1 o 2 posizioni, però io preferisco più lavorare sui ragazzi, perché ci potrebbero dare delle grosse soddisfazioni anche per l'anno successivo, e abbiamo già preparato veramente un bel gruppo per il prossimo anno, e su questa base si potrebbe già lavorare inserendo dei giocatori forti, non tanti, e così si può costruire una squadra interessante. Allora, facciamo così, io prima di tornare a Umberto Sorgentone e Antonio Paluzzi con un altro giro di domande, comincio a leggere qualche messaggio perché ce ne sono veramente tanti e magari sono messaggi che ci possono dare anche qualche spunto per il prosieguo di questa trasmissione. Do sempre uno sguardo alla scaletta perché insomma poi i tempi sono da rispettare, quindi chiacchierando si corre il rischio anche un po' di sforare e non voglio farlo questa sera, quindi comincio a leggere qualche messaggio. Ci scrive innanzitutto Marcello, mi fa piacere leggere questo messaggio perché dice vorrei fare complimenti alla sezione arbitri di Teramo che con l'esordio di Paterna mercoledì ha 3 arbitri in Serie A. Marcello, ci associamo anche noi naturalmente a questi complimenti fatti da Marcello alla sezione arbitri di Teramo, che comunque 3 arbitri alla CAN A e B, che da quest'anno è stata unificata all'IA, e naturalmente insomma adesso con l'arrivo anche di Paterna all'esordio, insomma, sicuramente ha colmato questo gap con 3 arbitri teramani che arbitrano in questa stagione proprio in Serie A. Cristian Simonella, buonasera a tutti, finalmente una vittoria col cuore, se la meritava proprio mister Paci, questa è la sua vittoria, anche perché in campo senza il futuro Koulibaly e senza il bomber a doppia cifra Pinsauti era tutto più complicato, grazie di cuore mister Paci, fuori da Teramo raccoglierai tanti successi, ad maiora Cristian Simonella. Il riferimento al futuro Koulibaly credo che siano dichiarazioni di Sandro Federico, una intervista su qualche sito, parlava di Diakité se non sbaglio, vero? Lo vedi come il futuro Koulibaly tu, Diakité? Lo vedo come il futuro Koulibaly, ha le stesse caratteristiche, deve lavorare tantissimo, dovrà fare un percorso, non a caso a gennaio il Napoli ha insistito più volte e non c'è stato, non abbiamo trovato l'accordo perché lo valutiamo giocatore molto forte, e quindi è giusto dare come dire, una valutazione importante, e quindi sono convinto che arriverà a grandi livelli. Ovviamente consideriamo che un ragazzo che l'anno scorso era l'Agnonese e quindi certo, ha bisogno di lavoro, non vuol dire che dal prossimo anno giocherà in Serie A e sostituirà Koulibaly, ci arriverà nel tempo. Ritieni che abbia pesato nel rendimento del giocatore, soprattutto dopo la chiusura del mercato, la mancata partenza verso Napoli, Bari, insomma, poi veniva girato alla Bari, insomma, alla trattativa di cui si era parlato. Può aver pesato un po' sul rendimento, perché noi abbiamo notato che in qualche partita, da gennaio in poi, insomma, non è stato sempre al massimo, come nella prima parte di stagione. Con ragazzi così giovani può incidere, ovviamente, perché è inevitabile, non hanno ancora... Non hanno ancora un equilibrio tale da poter gestire anche situazioni di questo tipo. Quindi può essere che nella testa del ragazzo sia rimasta ancora un po' l'idea di poter andare via.
Però si è sempre comportato da grande professionista, ha sempre fatto bene, e ovviamente ha stupito tutti in quelle prime giornate, e poi anche lui ha avuto un piccolo calo di rendimento, ma ci sta in un giovane di 20 anni. Oh, allora, ti leggo questo messaggio perché si firma, è un telespettatore che ci scrive sempre, un tifosissimo del Teramo, Tony Centinaro, che ti rivolge una domanda. Io adesso te lo giro direttamente come è scritto, poi dopo andrai tu, diciamo, al commento. Volevo chiedere a Federico se è ancora convinto che il Teramo abbia giovani validi. Per me sono tutti scarsi, a parte Santoro, Diakité, Piacentini. Dunque, per me sono tutti scarsi, a parte Santoro. Ah, a parte Santoro, virgola. Diakité e Piacentini sono penosi. Insomma, mi sembra un po' forte come termine. Tony Centinaro, io comunque ti faccio rispondere direttamente, insomma, a questo messaggio di Tony Centinaro. Ma Giudizi anche forti, eh? questa risposta mi sembra scontata. Ieri abbiamo giocato contro il Bisceglie, squadra che è penultima in classifica. Noi avevamo in campo 3,99, due ragazzi del 2000, addirittura K adattato a terzino sinistro, ha fornito una prestazione, credo, importante. Il Bisceglie non aveva un giovane in campo. Quindi questo vuol dire che noi crediamo nei nostri ragazzi, e ce ne sono ancora tanti altri che arriveranno, sempre di proprietà, e quindi questo è un altro merito di questa società. E bisogna solo avere coraggio, avere pazienza, e quindi è facile giudicare un giovane alle prime esperienze, ma io credo che invece avranno un grande futuro, e con un po' di lavoro e con un po' di pazienza arriveranno, e stanno già dimostrando. E anche ieri c'è stata, secondo me, una prestazione anche di Kjere Mateng, che era la prima partita titolare, È vero, sì. importante. Allora, leggo qualche altro messaggio. Questo messaggio ci arriva direttamente da San Benedetto. Ciao a tutti, io tifo San Benedettese, ma vedo anche il Teramo, visto che ci abbiamo giocato insieme diverse volte. Devo dire che ieri si è visto lo spirito giusto. Comunque, Bombaggi, gol a parte, è un grande giocatore che farebbe bene anche in Serie B. Si firma Zip. Poi Francesco Romani ci dice: contro Catania, Palermo, Bari, Foggia, Juve, Stabia, 22 punti su 30. Contro Cavese, Vibonese, Potenza, Francavilla, 4 su 24. C'è qualquadra che non cosa. Vabbè, ci gira, insomma, è un detto. Un abbraccio a Peppe e a Sorgentone. Si firma Francesco Romani. Giuseppe, non so però chi possa essere. Peppe, non lo so. Forse settimana scorsa c'era Peppe. Ah, forse allora l'ha mandato la scorsa settimana. Non l'abbiamo letto perché la settimana scorsa, chiedo scusa ai telespettatori, ma avemmo una grossa difficoltà nel leggere tutti i messaggi, e temo che anche questa sera sarà così perché ne stanno arrivando tantissimi. E allora l'ha Comunque lo rimandato saluto direttamente uguale, ho Francesco. capito. Allora, poi ci sono tanti messaggi rivolti al sindaco, quindi adesso questi li bypassiamo, li vedete tutti quanti in scorrimento. Massimiliano Bonaduce: in un momento come questo, dove si parla tanto ovunque, nessuno dice una sola parola sul futuro del Teramo Calcio. Si dice qualcosa, Federico? Massimiliano Bonaduce: che sa Federico del futuro del Teramo Calcio? Questa è la domanda di Massimiliano Bonaduce. Del futuro so che dobbiamo adesso passare queste ultime 2 giornate e provare a prendere il massimo dei punti, preparare i playoff e arrivare il più lontano possibile. E non è detto che non si possa sognare, perché nello sport è bello anche sognare. E poi penseremo a tutto il resto, perché siamo in attesa di una riforma dei campionati. Vorremmo capire effettivamente cosa succederà, perché questo deciderà il destino del Teramo, destino nel senso sulle ambizioni del Teramo. Quindi sarà fondamentale. Allora, Paolo da Corropoli, buonasera a tutti. Che dire, la vittoria del Teramo di ieri è stata importante. Speriamo che sia tornato il sereno nella squadra e in società. Spero che il presidente, forse, continui il suo progetto col Teramo. Ha scritto presente, ma credo che intendesse presidente, continui il suo progetto con il Teramo. Spero nella conferma del mister Paci. Vi seguo sempre, Paolo da Corropoli, che salutiamo.
Poi altri messaggi che riguardano soprattutto l'intervento del sindaco. Leggo questo di Antonio De Santis, ma li vado pescando a caso. Io chiedo scusa se non ne leggo qualcun altro. Vedo Silvano di Teramo da San Benedetto, ne vedo Roberto Nepa, ne vedo tanti firmati. Allora, nel salutare con grande piacere tutti gli amici presenti in studio, desideravo chiedere al DS Federico cosa a suo avviso sia mancata al Teramo quest'anno per potersi piazzare dopo un brillantissimo inizio di campionato tra le prime 5 squadre in graduatoria. Rimane fermo ed assodato in ogni caso che i playoff raggiunti ed il torneo sin qui disputato siano da salutare con la giusta soddisfazione. Lei crede, signor Federico, che si possa realizzare il miracolo calcistico e sportivo che non dirò mai per scaramanzia? Incrociamo le dita e speriamo. Forza Teramo, Antonio De Santis. Io credo che abbia già un po' risposto, insomma, su cosa è mancato per arrivare tra le prime piazze, Sandro Federico, no? Quindi possiamo magari andare anche a qualche altro messaggio, perché ne vedo veramente tanti. Buonasera a tutti. Ancora una volta il Teramo ha disputato una partita bruttissima. Ho avuto l'impressione che la squadra non ha più voglia di giocare e non ha voglia più di combattere sempre, che a loro non interessa disputare i playoff. E poi Paci è troppo buono con una squadra, dovrebbe urlare, dovrebbe usare la mano forte. A questo punto Iachini dovrebbe mettere la squadra in ritiro. Grazie, saluti al grande Andrea, grazie del grande, grande probabilmente di età, da Lele di Pineto, che saluto. Sandro, tu l'hai vista così, una squadra addirittura da mettere in ritiro, Paci lo vedi troppo buono che dovrebbe magari urlare di più? Tu ne hai visti tanti di allenatori, ti piacciono quelli che urlano in panchina? Paci urla in panchina? Non sento Sandro Federico, un attimo, vediamo se è possibile, vediamo se è possibile. Mi senti? Ecco, adesso ti sento, vai Sandro. Perché purtroppo pochi forse conoscono Massimo dentro lo spogliatoio o in panchina. Vi posso garantire che non è uno che le manda a dire. Beh, insomma, ma lo il fa ruolo in maniera... che rivestiva da calciatore, difensore, era uno insomma che in campo gridava bene, guidava la difesa, quindi insomma, sai, dovrebbe probabilmente averlo traslato anche nel ruolo di allenatore, questo, no? Sì, sì, lo fa con grande passione. Lavora veramente tutto il giorno per cercare di migliorarsi e con i ragazzi ha un rapporto diretto e quando deve farsi sentire lo fa senza problemi, in maniera proprio convinta e senza passarci, senza girarci troppo intorno. Quindi insomma il messaggio del tifoso mi sembra anche fuori luogo, perché Credo che la prestazione ieri è stata una prestazione concreta, di personalità, forse non a livelli di altre partite, ma volevamo quel tipo di partita, contro comunque una buona squadra, che guarda caso una squadra che giocava a calcio, ha provato a vincere la partita, e noi con questi avversari riusciamo ad esprimerci anche meglio, a trovare anche le nostre soluzioni. E il primo gol è proprio un'azione tipica della nostra squadra, che ci riesce poi dove abbiamo il campo giusto, il nostro campo, ma anche i campi belli, come è capitato a Catania, a Palermo, a Castellammare, dove troviamo un campo brutto, una squadra avversaria che si chiude e non concede tanti spazi, lì purtroppo emergono i limiti tecnici di alcuni giocatori, i limiti tecnici contro quel tipo di squadra. Allora, io adesso leggo al massimo un altro paio di messaggi, ma ne sono veramente tanti, tutti firmati, Mauro Nardi, Fabrizia Trinetti, poi Roberto Nepa, io vi ringrazio a tutti quanti, Adelino Di Marcantonio, Silvano di Teramo da San Benedetto, almeno li cito i nomi, poi però i messaggi purtroppo vanno in scorrimento, perché questa sera veramente i contenuti sono tantissimi, quindi vi ringrazio e continuate a mandarli, perché in scorrimento, se non sono offensivi, vanno tutti i messaggi, e vi ringrazio della grossa partecipazione.
Parto da Fabrizio Trinetti. Buonasera a tutti, finalmente si è tornati a vincere, anche se questa squadra dimostra come ha dei ritmi altalenanti. Mi dispiace solo del fatto che non abbiamo una punta di spessore che potrebbe fare la differenza. Meno male che abbiamo Bombaggi che fa sempre il suo. Forza Teramo sempre, Fabrizio Trinetti. Mauro Nardi che ci manda due messaggi, adesso ne pesco uno. Cari amici e tifosi teramani, quest'anno possiamo dire che la nostra spossatezza mentale non deriva di certo dalla carenza di calcio, ma da quella di una squadra ed una società inconsistenti. Ricordatevi atleti e dirigenti, la felicità fa ingelosire la persona che non la provano. Il perdono libera l'anima, mentre l'odio è una condanna. Noi tifosi invece in questo campionato abbiamo solo incontrato l'indifferenza che porta puntini puntini alla morte dell'anima del tifoso. Peccato ragazzi, in voi abbiamo cercato una felicità che non abbiamo mai provato. Mauro Nardi che dimostra molta delusione. Questo è un messaggio che forse rappresenta anche una parte dei tifosi che è un po' deluso, magari si è un po' disamorato, diciamo così, perché insomma traspira un po' questo anche da tanti messaggi che sono arrivati nelle scorse puntate. Speriamo naturalmente che si possano rivitalizzare magari in futuro proprio dietro. Quindi, a questa scusami squadra. Andrea. Sì, dimmi Sandro. Scusa, quindi le vittorie bellissime contro il Bari in rimonta, vittorie contro Palermo. Ma io credo che la doppia vittoria con Catania. Questo di... non è piaciuto. No, no, non credo non questo, Sandro, io non credo questo. Io credo che sia un po' tutto, un po' l'insieme, la gestione delle cose. Almeno questo traspira un po' dai messaggi che sono arrivati anche nelle altre settimane, non è insomma adesso che faccio riferimento solo a quelli. Ma il tifoso, oggi, Andrea, al tifoso deve interessare ovviamente i risultati della squadra, il gioco, anche l'idea di calcio della squadra, e penso che quest'anno, io che sono qui da 4 anni, quest'anno anche sul piano del gioco ci siamo veramente divertiti. Abbiamo portato avanti il nome di Teramo in realtà che hanno fatto 20 anni, 30 anni di Serie A. E questa è la grande soddisfazione, il motivo d'orgoglio. Da Terni, ancora in un'intervista di 3 giorni fa, parlano della squadra migliore che hanno affrontato è stato il Teramo, la Ternana che ha massacrato tutti gli avversari. Lo so, forse sarà un po' la lontananza dallo stadio col fatto che non si può partecipare, sarà un po' il tipo di campionato, sarà soprattutto la partenza sparata che ha fatto questa squadra, perché poi è difficile far tornare con i piedi per terra i tifosi. Quando tu parti bene e poi dopo vai in discesa, è chiaro che il tifoso la nota la cosa, la sente. Credo che siano questi i punti che hanno fatto un po' hanno creato questo distacco, perché io non lo so dai messaggi, da osservatore neutrale all'esterno. Noi abbiamo fatto 10 giornate, eravamo secondi, se non ricordo, secondi o primi in classifica, ma ognuno di noi sperava di mantenere una posizione importante, ma è normale che con organici di assoluto livello era difficile mantenere quella continuità. È normale che noi dovevamo alzare l'asticella e puntare sempre più in alto, ma poi inevitabilmente, ripeto, i valori, noi abbiamo una rosa forse tra le più giovani del girone. Sì, però Sandro, credo che il tifoso viva di emozioni. Giustamente tu hai ricordato emozioni forti col Catania, col Bari, anche la partita di Terni, al di là dei risultati, perché delle emozioni forti, soprattutto la gara di ritorno, ne ha date veramente tante. Però poi il tifoso ricorda anche le prestazioni con tutte quelle negative. Adesso non mi fa ricordare l'elenco con la Cavese, con Virtus Francavilla, con la Vibonese, Andrea, ricorda anche quelle, capisci? Quindi dopo bisogna mixare, no? Il tifoso, ripeto, il tifoso deve vedere, e secondo me anche soprattutto oggi con le difficoltà che stiamo vivendo a livello mondiale, anche una società che è attenta al bilancio, anche a un dirigente che fa di tutto per arrivare a fine anno e che la società rispetti le scadenze, perché non ci sono degli sbilanci clamorosi nei contratti. E abbiamo un esempio clamoroso a San Benedetto, che darebbero la vita per avere una società tipo la nostra. Sandro, tu hai lavorato. E questo è questo quello che bisogna... Umberto, perché Umberto, se no perdiamo di vista la realtà, sì, realtà nazionale,
e andiamo dietro purtroppo a Sandro, qualcosa aspetta, che... Umberto, un attimo, dalla regia mi chiedono... Dopo riparto da te, Umberto, riparto con le considerazioni che vuole fare, riparto proprio da te, però io devo andare in pubblicità, la pubblicità è sacra su un emittente commerciale, quindi andiamo in pubblicità e poi riprendiamo da Umberto Sorgentone. Come anticipato prima della pubblicità, ripartiamo da Umberto Sorgentone. Vai Umberto, volevi precisare qualcosa? Io volevo provare a dare una mia interpretazione allo sfogo dei tifosi, a spiegare anche da tifoso alcune cose al direttore. Intanto penso che lui in 4 anni che ha lavorato a Teramo, le situazioni che ricordava di San Benedetto non le ha mai trovate, non solo quest'anno, l'anno scorso, ma neanche prima. Perché comunque questa è una società che ha sempre onorato nella vecchia gestione e nella nuova gestione i propri impegni, quindi significa che Teramo da questo punto di vista prima e a maggior ragione anche adesso è una società seria, e quindi questo va riconosciuto per il passato e per il presente. Tu perché il tifoso è deluso, direttore? Tu prima hai detto che il Teramo è attento ai bilanci, hai parlato di giovani, però hai dimenticato di dire che questa politica, che non è stata mai comunque poi preventivamente spiegata, è frutto, cioè quella del, diciamo, dei giovani, del risparmio, è frutto della scellerata gestione della passata stagione, dove avete preso tanti giocatori firmando biennali o triennali. Poi ci è stato raccontato che i giocatori per venire a Teramo volevano il 30% in più, e tu sai benissimo che questo non corrisponde al vero, perché hai lavorato anche prima nella società e quando hai preso i calciatori nessuno ti ha chiesto il 20-30% in più per venire a Teramo. Quindi questo è già un motivo, diciamo, che a livello comunicativo è sbagliato. Poi perché il tifoso è deluso? È deluso perché, se c'era la statistica prima dell'amico dottore Romani, se noi riusciamo a fare contro le squadre, e l'ha ricordato anche tu, di prima fascia, quelle che stanno nella parte sinistra della classifica, risultati importanti, e che noi in questa trasmissione, io personalmente, abbiamo riconosciuto, perché non è da ogni stagione battere, prendere 4 punti col Bari, battere Catania, Foggia e Palermo, quindi questo l'abbiamo riconosciuto. Se però poi andiamo a vedere che con le squadre che stanno nella parte destra prendiamo, il dottore ha detto solo 4 punti, io adesso non sono un esperto di statistica ma mi fido di quello che ha detto, vuol dire che qualcosa è mancato a questa squadra, ed è la famosa punta, ma questo è un vecchio ritornello, è un vecchio discorso. Poi, direttore, se tu dici che la squadra è da terzo posto, io capisco il tuo intento qual era, per carità, però se tu dici che è da terzo posto poi perdiamo con la Cavese, è chiaro che il tifoso si incavola. Se il presidente dice che non viene più allo stadio, il presidente, e definisce i propri giocatori una banda di morti pubblicamente, perché che lo possa pensare o che lo possa dire nello spogliatoio ci può stare, conosco le dinamiche del calcio, ma se tu vai in televisione o sulla stampa a dire che i tuoi giocatori sono una banda di morti, è normale che quel tifoso va dietro al dirigente. Cioè, quindi questa situazione, diciamo, cioè il Teramo ha raggiunto un obiettivo che era ampiamente alle sue possibilità, perché i playoff del Teramo non sono un miracolo, sono un giusto riconoscimento di una squadra che secondo me poteva anche dare qualcosina in più, però comunque ha fatto quello che doveva fare, cioè fare i playoff, perché tocchiamo ferro, ormai ci siamo, come abbiamo ricordato. Poi quinto, settimo, non è proprio vero, che secondo me, che è la stessa cosa, perché se hai ambizioni importanti forse conti a arrivare quinto, perché tu mi insegni, sei un uomo di calcio molto più esperto di me, che il playoff conta come ci arrivi, se ci arrivi col freno a mano tirato, col fiatone, o se ci arrivi con l'entusiasmo. Umberto, se ci arrivi, ecco, con l'entusiasmo, facciamo poi rispondere. No, chiudo subito. Ecco perché dicevo, direttore, cioè che il tifoso è, nonostante una stagione tra virgolette normale, diciamo da 6,5 per capirci, è deluso, perché si aspettava qualcosa in più e perché secondo me non vede chiarezza nella società. Tu stesso oggi non sai, o forse lo sai ma non lo hai detto, diccelo, non sai se resterai a continuare il tuo lavoro, e quindi già questo è non sappiamo un'incertezza neanche se il che presidente Iachini resterà l'anno prossimo, non ha mai detto né sì né no, ha lasciato sempre ampi dubbi anche nei collegamenti, ecco, qui a Vera TV fatti di recente. Appunto, questa serie di circostanze fanno sì che il tifoso arrivi alla disputa di questo playoff, invece di arrivarci con grande entusiasmo e con voglia, ci arrivi stancamente e in maniera passiva. Sandro. Ma allora cerco di rispondere un po' a tutte le domande. Insomma,
Io non capisco perché si parla di stagione precedente con una stagione scellerata, perché la squadra di quest'anno comunque è una squadra di scelte fatte anche l'anno Per i scorso, contratti, direttore, per i contratti parlavo. ma i contratti sono stati fatti a giocatori che venivano da campionati vinti, perché l'obiettivo di questa società, di questa proprietà, era di iniziare a costruire uno zoccolo duro con dei giovani, sempre di proprietà, perché avevamo già qualche giovane l'anno scorso, e su quella base nel tempo addirittura inserire altri elementi. Quindi quando si parte con questa idea è normale che devi fare dei contratti biennali e triennali, anche per dare un segnale e andare a prendere giocatori che venivano da campionati vinti. Mi riferisco a Bombaggi, Costa Ferrera, mi riferisco ad Arrigoni. Potrei citarne ancora altri che adesso non ricordo. E quindi rientra nella normalità. Poi, nel tempo, la stagione scorsa, si è capito che la regina ormai aveva lasciato uno spazio di 20 punti tra loro e il resto. A gennaio c'è stato un ridimensionamento perché abbiamo preferito lavorare sui giovani. Successivamente c'è stato il Covid, quindi ulteriore problema che ha creato questo problema soprattutto a noi, ma forse anche a qualche altra società. Quindi a quel punto si è preferito dar via ancora qualche altro calciatore che comunque avevano anche tante richieste. Abbiamo ceduto Cianci in prestito e mantenendo la proprietà, avendo anche un diritto di ricompra, quindi abbiamo pensato sempre al futuro della Teramo Calcio e siamo andati avanti cercando di mantenere sempre un livello alto di qualità della squadra. Ripeto, nelle problematiche. E quindi non, come dire, io capisco che si vorrebbe guardare anche al futuro, ma Lo questo è un so, ma il momento tifoso pensa a particolare. È un quello, pensa momento, al presente, ma pensa anche al futuro. ma Quando il vede la tifoso, situazione ma nebulosa, è chiaro che è un po' più distaccato. Credo che sia nella normalità delle cose questo, Sandro, no? Io non credo che il Andrea, tifoso sia il deluso dal Teramo. risultato, perché ha sicuramente apprezzato la vittoria col Catania, ha sicuramente apprezzato la vittoria col Bari. Certo, non ha apprezzato altri tipi di risultati con le squadre in bassa classifica, ma io credo che il contesto viene fatto da tutto quello che gira intorno, cioè dalla situazione Quello che sembra cercavo un di po' dire. nebulosa. Forse è questo che fa distaccare, no? Questo è il succo. Io quello che posso dire è che il riferimento a San Benedetto non era perché in passato abbiamo rischiato questo. Volevo dire che la continuità negli anni è arrivare già a maggio e avere quasi la certezza che la squadra si riscriverà comunque con dei risultati, con dei giovani di proprietà, quindi ripartire da tanti No, ragazzi Sandro, validi. se ci iscriviamo non lo sappiamo, scusami se Sì, ti però interrompo. Umberto, Il dobbiamo presidente andare a dice toccare sempre, altri temi, siamo ma già in ritardo, eh? sì, ok, la chiudo, però non lo sappiamo se ci iscriviamo, perché il presidente Avvocato. ogni volta che ha parlato ha sempre detto non lo so, vediamo, non lo so, vediamo. Cioè che abbiamo le potenzialità per iscriverci, sono Avvocato, sicurissimo che l'ingegnere ce le abbia, ma se lo faranno lo sentite. sappiamo, stando alle sue parole, non alle mie. Credo che si è bloccato. È crollato il Mi collegamento con. sentite? Ah, eccolo qui, eccolo qui. Non ti abbiamo più visto per Sì. qualche secondo, Sandro. Vabbè, comunque credo che Sì. le opinioni siano chiare, sia quella di Umberto Sorgentone che quella di Sandro Federico. Vedo che ha qualche problema anche Antonio Paoluzzi con il Ma collegamento. no, Lo ha ripreso al volo. io credo che non ci siano dubbi sulla futura iscrizione di questa società. Cioè, questa squadra ha un patrimonio importante di calciatori e secondo voi Iachini si lascerà sfuggire No, no, Giachitè, questo credo che Piacentini, sia chiaro, Santoro, insomma, che la Cianci? squadra si Cioè, iscriverà. lui Quello che vuole vederci manca è chiaro, lui chiarezza sugli vuole vederci obiettivi della chiaro. prossima stagione e soprattutto se ci sarà o no Iachini come presidente. Credo che siano due tasselli base, no? Credo, di una stagione, no? Al di là del tassello allenatore e quello direttore sportivo, che sono altamente Ma perché il importanti primo e in questo momento non sono stati fissati. Però, insomma, la mancata certezza di un presidente, perché Iachini ha messo parecchi dubbi sulla sua prosecuzione, non è stato chiaro, sì, vado avanti, questo non l'ha mai detto ultimamente, e sia sugli obiettivi della prossima stagione, colpa sicuramente non sua, data dal fatto che non si sa se ci sarà o meno questa riforma, però queste cose contribuiscono a far disamorare il tifoso. Credo che su questo Ma non è possa convenire, normale, ma non è Sandro, no? normale. Non è normale che una Lega di Serie C arrivi a fine aprile
senza ancora avere un quadro chiaro di quello che sarà il prossimo campionato. Questo è l'assurdo, se vogliamo essere Io veramente credo, Santo, sinceri. purtroppo non vorrei fare l'avvocato del diavolo, però anche nei regolamenti federali quasi vige il cosiddetto silenzio assenso. Se ad aprile non si parla di riforma, significa che l'anno prossimo la stagione sarà come quella di quest'anno. Probabilmente se ne parlerà l'anno prossimo di una possibile riforma che partirà con una stagione propedeutica tra 2 anni. Forse se non se ne parla, io prendo la situazione per come è attualmente. Ad oggi non se ne parla, significa che la prossima io già devo provare a programmare la stagione per come è ora. Poi, se arriva una possibile riforma, e io me lo auguro, a quel punto si variano le situazioni. Però intanto la situazione ad oggi la conosciamo, sappiamo qual è quella per l'anno prossimo, se non ci sono riforme, no? Però non si è pronunciata la Lega e quindi lascia questa incertezza e non permette a tante società purtroppo Se uno non si di pronuncia, significa avere. che si continua con la formula attuale, credo, no? E mi Credo. aspetto sorprese invece, mi aspetto sorprese. Allora, Sandro, facciamo così. Facciamo la Superlega. Come, Antonio? Facciamo la Superlega. Ecco, chiudiamola con questa battuta. Allora, velocemente, ma proprio velocemente, in maniera proprio soltanto per qualche secondo, vi faccio vedere il quadro del cammino finale in questo girone C del campionato di Serie C, perché c'è il quadro proprio delle gare. Mercoledì il recupero tra Foggia e Monopoli, si gioca a Foggia, poi alla 37esima poi il Teramo giocherà alla 37esima ad Avellino e in casa con la Viterbese alla 38esima. Il Foggia, oltre alla partita col Monopoli, giocherà con Juve Stabia e Catania, il Palermo con Cavese e Virtus Francavilla, la Casertana con il Catania e la Paganese, il Monopoli oltre che col Foggia anche con Ternana e Catanzaro. Questa è un po' la lotta, il rush finale verso la settima piazza. Rimandiamo tutto naturalmente alla prossima settimana perché mancherà una sola giornata e a quel punto i giochi, se non sono fatti, perlomeno saranno giochi ben avviati per poter definire una griglia finale. Mi fate vedere velocemente anche il settimo posto. Ecco, questo vabbè, il programma della prossima giornata. Il Teramo giocherà proprio alle ore 17:30 ad Avellino. Tutte le gare per le ultime 2 giornate si giocheranno in contemporanea. Alle 17:30 tutte le gare del girone C. Nell'ultima giornata, quella del 2 di maggio, si giocheranno tutte alle ore 20:30. Ma fatemi vedere le classifiche a confronto per quanto riguarda proprio il discorso dell'undicesima piazza. Attualmente, ad oggi, l'undicesima squadra che andrà ai playoff sarà quella del girone B con i 66 punti del Modena, 61 ne ha la formazione. Adesso io da lontano non leggo il nome, comunque insomma credo che sia Renate se non sbaglio, con 61 punti. Con la classifica ponderata il Bari avrebbe 63,33, quindi sarebbe il girone B a portare l'undicesima squadra, ma mancano ancora 2 giornate. A questo punto permettetemi di andare a presentarvi Gabriele Motizzate, che sta in religioso silenzio ad attenderci. Eccolo qui. Hai visto che puntata frizzante stasera, Gabriele? No, mi Non te ne dispiace, rendo buonasera a conto. tutti. Ciao Sandro, non ho visto niente. Problemi, no, problemi sul web, non ho visto niente. Dai. Veramente niente. C'ho la luce adesso, è arrivata la luce adesso. Ciao a tutti, ciao Sandro. Allora, partiamo subito con una domanda al direttore, no? Sandro. Ti volevo dire, sai che Ciao noi Gabriele. facciamo gli scoop, no? Ciao, io faccio gli scoop e con uno scoop di qualche mese fa, non so se ti ricordi, quando a gennaio sono stati acquistati i nuovi calciatori, io ho fatto la fotografia di quando sono stati presi. Te la ricordi questa foto? Lo scuolabus. Ricordo. No, ti volevo dire, no, ma con la didattica a distanza li avete tenuti sotto controllo? Saranno promossi quest'anno o no? Come sono andati questi ragazzi a scuola? Non li abbiamo mai visti in campo, capito? Quindi questa domanda ci sta tutta. Poi voglio dire una cosa: il tempo è breve, io da questa sera non ho visto niente, agevolerei un servizio subito, passerei alla canzone impossibile Ah, perché il riproponi una tempo è canzone tiranno. impossibile questa sera, un'altra canzone Questa sera impossibile.
La canzone impossibile, perché i minuti che restano a nostra disposizione sono pochissimi, e dopo dobbiamo presentare anche la vignetta di Marco. Quindi, se la regia è pronta con la canzone, la agevolerei. Per fare una vita più leggera, mi sono comprato questa squadra, e quando il sole scende e muore, mi sento solo pagatore. Il coro c'era mastonato e un po' alla volta disertato, se si vincevano a proclami, e poi lasciarmi in bocca ai cani per bonificare il direttore, mi ha fatto togliere tutti. Per bonificare abbiamo ceduto tutti belli e brutti, e ora che si fa? Siamo a due passi dal firmamento, uno su Marte, l'altro con Mancuso. Non so che fare, sono un po' confuso. Mister Tedino l'ho cacciato, Di Mascio siamo al cognato, mi costa come un sultano, poco di meno del marziano. Quest'emorragia deve finire, non credo avremo un avvenire. Inizio ora a salutare, perché potrei abbandonare. Per bonificare il direttore, mi ha fatto togliere tutti. Per bonificare abbiamo ceduto tutti belli e tutti, e ora che si fa? Siamo a due passi dal firmamento, uno su Marte, l'altro con Mancuso. Non so che fare, sono un po' confuso. Gabriele, vabbè, Iacodi lo hai sempre mandato su Marte, va bene, hai detto che ormai... Ma Sandro Federico con Mancuso, il suo ex giocatore della San Benedettese, di cui parla spesso, Sandro. Grande scopritore, sì, ogni tanto lo cita. Fatemi vedere Sandro, fammi vedere anche Sandro. Sandro, ti ha messo con Mancuso, ogni tanto ne parli, hai detto starà con Mancuso, forse. E quindi è giusto. Sempre originale. Grazie. Sempre originale. A questo punto... Gabriele. Grazie Sandro. La pentola questa sera è perché siamo a fine stagione, ormai si scoperchia, perché quello che bolle in pentola entro 15 giorni alla fine bisognerà tirarlo fuori, no? Io invece a questo punto direi di passare alla vignetta del nostro artista Marco, perché ha fatto un altro capolavoro, dove io mi accingo a fare il critico d'arte. Eccola qui la vignetta, immagino. Eccola che la regia qua. Sarà sicuramente... Vediamo. Ah, credo pronta. Che ce l'hanno anche in regia, vediamo se la riescono a far vedere meglio. Ce l'hanno meglio. In regia, così facciamo la lettura. Intanto leggo il testo. Qua. Presidente, facciamo i playoff al Bonolis? E Iachini risponde, veramente io volevo farci, puntini puntini, il centro benessere. Quindi la... Vai Gabriele, adesso la tua critica d'arte, così sentiamo. Che... La mia critica d'arte è che dalla mano che c'ha il presidente vicino alla bocca gli sta facendo Gianguido, può parlare? Oh, ciao presidente, complimenti per l'annata calcistica, quindi facciamo i playoff al Bonolis. Sì, anzi no, cioè nel senso, scusami, ma io ci volevo fare un centro benessere. Ah, bravo, 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 lo sindaco replica. I tifosi hanno proprio bisogno di un po' di benessere sportivo. Bravo Franco, va bene, te lo faccio fare, ma mi devi fare la domanda.
già qui, ma allora non capite niente, va bene. E questa è la descrizione della vignetta di Marco, che non si sono capiti. Allora, Gabriele, hai da fare qualche saluto in conclusione? Ovviamente sì, questa sera salutiamo molto velocemente Giulia De Iulis, De Carolis Vincenzo, che mi conosce molto bene, che fa il compleanno, Valentino Lattanzi, Gianni Paci e Pier Giorgio De Iulis. Gianni Paci lo saluti sempre, quello sempre lo saluto sempre. Ci guarda sempre, lo saluto. Io ne approfitto per salutare il direttore Sandro Federico e tutti quanti voi, perché ciò che il tempo questa sera è tiranno, dobbiamo andare ai saluti. Ciao. Grazie Gabriele, sei stato preciso questa sera, proprio perfetto, sei stato perfetto. Sui tempi un pochettino ridotti per il nostro Gabriele, ma recupereremo sicuramente lunedì prossimo. Io vorrei tornare un attimo da Sandro Federico, perché proprio una battuta in conclusione sulla prossima gara di Avellino credo che sia giusto farla, anche perché insomma ci saranno tre squalificati, e cioè mancheranno Santoro, Ilari e Tentardini, e mi interessava soprattutto conoscere la situazione dei tanti infortunati. Te li cito uno per uno. Mi preme sapere innanzitutto Arrigoni come sta, perché già mancando Santoro, insomma, Arrigoni-Santoro, il reparto di centrocampo sarebbe tutto da reinventare. E poi vari difensori, Diakité, Vitturini, Lasic, Di Matteo e poi anche Viero. Insomma, è un'infermeria piuttosto piena quella del Teramo ultimamente. Partiamo da Arrigoni, che ieri pensavamo fosse anche un po' più grave, invece stamattina si è presentato al campo, la caviglia era molto meno gonfia, era asciutta, e siamo speranzosi che possa recuperare nel giro di qualche giorno, quindi siamo fiduciosi nel suo recupero. E mercoledì dovrebbe riprendere anche Diakité e anche lo stesso Vitturini, questi sono i tre che in qualche modo dovremmo recuperare per domenica. Gli altri ci vorrà ancora del tempo. Bene, Sandro, io ti ringrazio, sei stato gentilissimo, insomma è stata una vera e propria maratona questa trasmissione, perché abbiamo avuto due personaggi forti in trasmissione, prima il sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto, poi il direttore sportivo del Teramo Calcio Sandro Federico, insomma una classica trasmissione abbastanza a ritmo serrato, insomma. Spero che siamo riusciti un pochettino a dare tante informazioni, soprattutto ai telespettatori, con domande dirette, secche, risposte altrettanto dirette, e per questo ti ringrazio, proprio per cercare di sfruttare al meglio il tempo a noi concesso. Quindi ti ringrazio, Sandro. Grazie a voi. Ridatemi anche il quadro degli altri ospiti, così li saluto, anche perché eccolo qua. Ringrazio Antonio Paoluzzi, che questa sera l'ho un po' sacrificato, però ha fatto delle bellissime domande. Cioè, quando è stato coinvolto è andato dritto nel segno, sia con Sandro Federico che con il sindaco. Bravo ad Antonio, non avevo dubbi comunque. Ringrazio anche Umberto Sorgentone, insomma, prezioso come tutti in questa trasmissione. Buonasera a tutti e al direttore. Ringraziamenti doppi a Gabriele Motizzati, soprattutto per la pazienza questa sera, per uno spazio diciamo ridotto, e poi datemi anche Marco Pace, perché insomma voglio ringraziare particolarmente Marco Pace per l'opera, l'ennesima opera di questa sera. Complimenti Marco. A Gabriele, che non ha detto neanche una parolaccia. No, ma complimenti a te, perché è stata veramente una bellissima opera. Poi magari domani la faccio avere anche al sindaco, gliela girerò insomma questa vignetta per sorridere un po' insieme. Grazie a tutti, vi lascio naturalmente a Cuore di Calcio con Sabrina Vinciguerra, Sara Gambini e Betto Marinangeli. Noi ci ritroveremo lunedì prossimo sempre alle ore 20:30 sul canale 79 di Vera TV. A lunedì prossimo, arrivederci.